Presidente, ho scoperto che Napolitano nel 2003 è iniziato a beneficiare di due consulenze legali da 15.000 euro da parte della Giunta Veltroni. Peccato che la Corte dei Conti accertò che la Giunta sbagliò a rivolgersi a forze esterne per un lavoro che invece poteva benissimo essere svolto dai dipendenti del Campidoglio. Napolitano insegna diritto amministrativo all'Università Roma III, l'ateneo pubblico romano che qualcuno ha definito l'università dei DS, probabilmente a causa di alcune strane coincidenze. Il rettore Guido Fabiani, infatti, in carica per 4 mandati, fino al 2013, quando ha lasciato dopo essere stato nominato assessore nella giunta Zingaretti, è casualmente sposato con la signora Binotti, sorella di Clio Napolitano, quindi cognato di Napolitano Giorgio e zio di Napolitano Giulio, il secondo genito del quale appunto sto parlando. La figlia del rettore, Anna Fabiani, cugina di Napolitano Giulio, insegna scienze biologiche sempre a Roma 3, mentre suo marito Alberto Tenderini è responsabile delle iniziative sportive nell'università. Napolitano Giulio ha collezionato consulenze pubbliche, CONI, Federcalcio, Presidenza del Consiglio ed incarichi di ogni tipo. Ha fatto parte delle più influenti fondazioni private o paraprivati come la Fondazione Vedrò, insieme a Letta, Alfano, Passera, Andrea Orlando, Matteo Renzi e Serracchiani. Napolitano Giulio presiede poi l'organo di vigilanza sull'accesso alla rete Telecom. Ecco, ci chiediamo, tanti cittadini si chiedono perché, se sei un povero Cristo, tuo figlio fa il povero Cristo, se invece sei il figlio di Napolitano padre, hai tutto questo. Beh, forse si chiama meritocrazia. Grazie, Presidente. A lei la parola, l'onorevole Agostini.